reddito con paese del genere significa spenderci solo qualche soldo per le riparazioni, le ristrutturazioni, eccetera, eccetera. Ciò che non venne mai, se non dei palliativi. Comunque, andando avanti nella storia, avvenne che noi ci costruiamo. La proprietà era sempre della Vis in questo, punto. Rimase sempre la Vis. Noi come associazione quindi inquilini di Toretto, cambiando vari consigli direttivi, cambiando personaggi sempre dell'associazione, continuavamo ad agire, ad attivarci per poter arrivare a acquistare questa appartamento. Cioè, dopo 30 anni ce l'andiamo, cerchiamo di acquistare questo appartamento. Cercavamo sempre, in relazione al fatto che non potevamo comprare noi come associazione, ma che ci voleva un soggetto bel definito che potesse comprare tutto il blocco, eccetera, eccetera, e quindi cercavamo di attivarci per poter. Le organizzazioni sindacali in tutto ciò che hanno fatto? Hanno cominciato a fare delle attività parallele. Adesso io. Che vuol dire attività parallele, avvocato? Parallele significa che noi volevamo andare a contattare, noi l'associazione volevamo andare a contattare la proprietà. Cioè loro diciamo ufficialmente erano esclusi ormai dalla contrattazione. Era terminato il mandato che gli era stato conferito in quel momento dagli inquilini, per cui gli inquilini si ritenevano liberi di poter cercare eventualmente altri soggetti per attuare il programma. Però perché se legalmente ormai erano escluse e non sono fatte da parte, non hanno lasciato tutto di nuovo gli inquilini? Comunque il discorso è, diciamo, per inquadrarlo meglio, è il discorso fatta diciamo quell'assemblea che bocciò sonoramente l'accordo, decadde il consiglio direttivo dell'associazione, se ne creò un altro e si andò avanti, nel senso che cominciamo a determinare la consistenza del complesso come superfici commerciali, analizzare pure i lavori che bisognava fare, eccetera, eccetera, e cominciamo a tentare di avere un rapporto diretto con la Vis, chiaramente cercando un socio, chiamiamolo così, una società che ci affiancasse e che chiaramente ci desse l'assistenza sia tecnica che anche economica, nel senso che laddove non avessero comprato, e l'avete individuata poi l'avessero comprato tutti, diciamo praticamente il nostro socio avrebbe comprato quello che gli altri non avrebbero comprati, facendo un accordo, eccetera, eccetera. Certo. E questa fu individuata nella Cosvedil, la società Cosvedil, che fu individuata nel novembre, qualcosa del genere. Del 2005. Dicembre del 2000, a marzo, nel frattempo, cioè forse. Allora rientrano in gioco i sindacati. I sindacati no, entrano mandando, scrivendo un sacco di lettere che praticamente diciamo in pratica dicevano, andavano ancora la loro diciamo esistenza del mandato che gli era stato dato. Ma se era stato revocato il mandato, perché era caduto. Non è che è stato detto ufficialmente revocato le cose, loro praticamente. Però legalmente era decaduto. Loro interpretano, siccome c'erano un sacco di, diciamo, ci stavano gli iscritti, come gli dice Nale, gli iscritti praticamente avevano dato il mandato, finché gli iscritti non revocavano loro il mandato alle organizzazioni dei sindacati, loro si sentivano autorizzati però perché non è stato revocato a questo punto? Io tenderei a fare una precisazione, ovviamente è chiaro che essere iscritti a un sindacato comporta il riconoscimento di alcuni diritti, ovviamente essere tutelati, in questo caso dal sindacato di categoria, nelle varie problematiche, ma non è che l'iscrizione al sindacato comporta automaticamente l'attivazione del sindacato in ogni problematica, salvo specifico incarico scritto che venga dato. Ora, ovviamente, per la vicenda, quella che ci riferivamo a luglio 2005, era terminata il tentativo, diciamo, di trovare un accordo con la proprietà, fermo restando che ovviamente gli inquilini rimanevano iscritti ai sindacati, quindi questi si potevano riattivare su ovviamente sollecitazione degli inquilini. Solo su, perfetto. E qui hanno preso in mano la situazione proprio nel pieno valore delle cose, l'hanno presa proprio in mano e si sono attivati per poter ricostituire una forza che potesse andare a contattare la proprietà. Questi sindacati hanno continuato a chiamare di nuovo la Conit, si sono ripresentati un'altra volta con lo stesso papier che era stato bocciato il 12 giugno.
Vogliamo dire sì, quali erano i sindacati in particolare, perché io vedo che poi fate dei riferimenti nella lettera. Fatto, sì, era il SICET, il SUNIAT, l'UNIAT, l'Unione Inquilini. Ma perché nella lettera vengono soltanto citati il SICET e il SUNIAT? Perché erano i più attivi, quelli più, diciamo, i leader della... dei sindacati, insomma. Ma anche perché avevano più iscritti, insomma, in realtà il SICET era quello che c'era quasi l'80% degli associati. 200 persone. E a questo punto che è successo allora? È stato indetto un referendum, è no? È stato fatto un referendum sempre indetto dai sindacati in funzione del fatto che loro si sentivano mandatari ancora di poter agire. È obbligatorio per gli iscritti accettare il referendum, avvocato? No, non è obbligatorio, ovviamente si può accettare come si può non condividere, ci mancherebbe. Però se non condividevate l'intervento del sindacato in quel caso, perché avete accettato di fare il referendum? Perché io sto cercando di chiarire la cosa agli ascoltatori. Il referendum era costituito da tre quesiti, non un solo quesito, ma tre. Chi voleva comprare, chi voleva rimanere in affitto e chi voleva comprare il diritto di, come si chiama, l'usufrutto. Quindi il referendum fu basato su tre argomenti con un'unica risposta, o sì o no, ma erano tutti e tre gli argomenti in questione, per cui gli inquilini, chi era interessato ad acquistare, chi era interessato a mantenere l'affitto e chi era interessato a comprare l'usufrutto, avrebbero risposto sì a tutte e tre, quindi facendo un'unica risposta a tre quesiti. E questo è stato il gioco delle carte. E che è successo dopo il verdetto? Il verdetto fu a maggioranza, gli iscritti erano 250-170 circa, hanno risposto sì a questo referendum, e i sindacati si sono di nuovo impossessati della loro autorità e sono andati avanti continuando a riproporre tutto quello che è stato già bocciato. Perciò a questo punto? A questo punto c'è un accordo che si raggiunge, mi sembra, il 12 di giugno, e il 12 di giugno praticamente c'è un incontro fra CONIT, sindacati e la VIS. L'accordo è modificato rispetto a prima, quando crepe praticamente, mentre prima si comprava in blocco tutto il complesso, sì. Questa volta si compra solamente... La situazione è piuttosto incarnata, cioè voglio cercare di esprimerla in maniera meno farraginosa, insomma, per poter chiarire, insomma, se no altrimenti gli ascoltatori poi si perdono nei meandri del racconto senza ci poi riuscire... un po' di confusione, perché effettivamente siamo un po' come dire, non è che siamo abituati a stare tra... No, per prima, però io sto cercando di chiarire, certo, tutto, tutti gli aspetti più magari meno palesi, meno evidenti, insomma, meno più che altro chiari, ecco, alla fine, più che altro per i radioascoltatori, insomma, questo è il problema. La ringrazio. Diciamo che a questo punto viene rinnovato automaticamente il mandato, giusto? Sì. Allora, a questo punto cosa succede realmente? Anche perché il mandato viene rinnovato, preciso ancora, diciamo precedentemente al referendum, le organizzazioni sindacali hanno mandato a tutti quanti un'ipotesi di prezzo per poter comprare il proprio appartamento. Anche questo è un prezzo che chiaramente era non basato su criteri, diciamo, di equità, perché non è che era, certo, si vedeva come veniva rapportato rispetto a quello dell'altro e compagnia bella. Comunque, fatto questo, fanno il referendum, nel referendum escono fuori questa maggioranza, c'è una riunione il 26 di maggio, praticamente le organizzazioni sindacali raggiungono un accordo per la vendita, questa volta non di tutto il complesso, ma di solo degli appartamenti legittimamente occupati, residenziali, quindi nemmeno gli uffici, esclusione degli uffici, la parte commerciale e gli appartamenti sfitti. Questo accordo viene concluso per una somma di circa 77 milioni, praticamente, dopodiché praticamente a ognuno di noi viene mandato di nuovo una lettera in cui si invita ciascuno di noi a esercitare un diritto di opzione per l'acquisto. C'è qualcosa che abbiamo omesso, però abbiamo omesso qualche cosa che comunque adesso non ce la ricordiamo. Non c'è. Dica. Sì. No,